equilibrio possibile. Guardate che perdere sempre il controllo fa male ed è grave come non riuscire mai a perderlo. Lo sapete perfettamente, non dobbiamo avere paura di queste cose, dirci queste cose. Tante persone che poverette non riescono mai a perdere il controllo vivono una vita terribile. Non dormono, sono rigidi, intolleranti con se stessi e con gli altri. Altre persone non sono mai riuscite ad avere un controllo e lo perdono in continuazione. Per cui, come vedete, non esiste la lista delle cose cattive e la lista delle cose buone. Esiste la complessità e la vita individuale di ognuno di noi. Il gaming spara molto, che io ho sempre pensato come si fa a stare lì a giocare. Quando ho cominciato, io che poi detesto questi giochi perché non sono capace mai, neanche quando ero ragazzetto, però alla fine ho imparato le cose che vi sto dicendo, che non sono né giuste né sbagliate, sono quelle che ho imparato io a fare questo lavoro e a vedere, credo, più di 1500 prime visite che abbiamo fatto in questi anni, ma non di ragazzini, di nuclei familiari. E mi sono abbiamo due gruppi di genitori che aiutano enormi, anche con gente che aspetta, infatti ne dovremmo fare un terzo, e aiutiamo i genitori a tollerare la crisi innescata dall'adolescenza dei figli. Ed è un lavoro bellissimo, e le mamme e i papà sono contentissimi di farlo, perché capiscono che se riescono piano piano ad avere meno controllo sui figli, i figli li ringraziano da voi. Io ho dei ragazzi che non sono mai venuti, sono riandati a scuola dopo 6 mesi che la madre e il padre venivano a fare i gruppi. Non l'ho mai visti. I genitori sono arrepiti. Perché è ovvio che poi l'abbandono della scuola vengono colpiti i genitori dal cuore, perché sono tutti genitori che ci tenevano da morire alla scuola. A tal punto c'è stata una mamma che mi ha fatto dei brividi, gli ho detto, poverino mio figlio non va più a scuola. Ma era così bravo, dottore, era così bravo, poi sono tutti bravissimi, credo. E era così bravo, dottore, era così bravo, pensi che a 3 anni leggeva. Mi ha detto, come a 3 anni leggeva? Mi ha detto, e com'è? Imparo l'alfabeto. Mi ha detto, sì, ma chi gliel'ha insegnato a 3 anni l'alfabeto? Poi c'è un bambino a 3 anni. Beh, lì devo dire, dottore, sono stata io. Ho fatto finta che era un gioco. Uno viene a guardare, mi ha preso un coglio. Con molta tenerezza gli ho detto, signore, non è che si fa finta di giocare, insomma, sono i bambini che scelgono i giochi, noi genitori. Il gioco è sano, i bambini quando giocano, avete visto quanto sono seri? Sono concentrati, più di noi al lavoro, molto più di noi al lavoro. Il gioco è sano, ma è sano perché i bambini lo scelgono. Scelgono il luogo, scelgono che tipo di gioco fare, scelgono il genitore come compagno di giochi e vogliono sempre vincere. Queste sono tutte cose sane. Quando un bambino, sapete che vuol dire quando un bambino accetta di perdere al gioco? A un certo punto mia figlia, che si era ingarellata con me in una gara di disegno dove io perdevo sempre, perché veramente non so disegnare, a un certo punto mi ha detto, papà, dai, una volta vinci te. Io dico, oh, è il momento mio, ho vinto io una volta, poi ho ripreso altre 500 volte dopo, no? Quella volta, quando i figli fanno vincere un gioco e lo accettano, prima barano, quando perdono stanno barando, tu fai finta di non vedere che barano. Quando riescono ad accettare di perdere un gioco, accettano di uscire dalla onnipotenza infantile. Pensate quanto è importante. Riconoscono la realtà interamente. Dicono posso anche perdere. È la stessa importanza che i bambini hanno quando riescono a dire bugie. La bugia è uno spazio interno, come ho detto prima, chi non sa dire le bugie sono gli schizofrenici. Se dicono una bugia si sentono in colpa per un anno. Se uno schizofrenico pensa male una cosa del padre che lo viene a trovare in clinica, poi il padre ha un tamponamento, fa un incidente mentre ritorna, lo schizofrenico è sicuro che è stato lui, solo perché gliel'ha tirata, come si dice a Roma. No, gli ha portato sfortuna, è in grado di indurre un incidente al padre. Negli schizofrenici si chiama pensiero concreto questo, ma non ci interessa. Per cui un bambino che preoccupa, non c'è cosa più, come dire, che mi stringe il cuore di un bambino che
dice sempre la verità. È deluso lui. Che non dice, qui lo sappiamo tutti, io lo vedo dalle vostre facce, già lo sapete. Ve lo ricordo e basta, io non vi sto dicendo niente di nuovo. Poi certo, se il bambino dice solo le bugie, lei sta dicendo, vuole proprio uno spazio enorme dentro, diciamo. Però è così, un bambino che ubbidisce sempre. I bambini non devono ubbidire. Dobbiamo noi fare trattative. Se un bambino ubbidisce sempre a cui una sola rabbia, per cui dobbiamo augurarci che poi ci frega i soldi dal portafoglio, perché almeno la tira fuori la rabbia. Perché se neanche ci frega i soldi dal portafoglio, io avevo mia madre che diceva sempre, io non ero un santo da piccolo, però avevo mia madre che diceva, guarda quello, vedi quello là, quello sì che è un figlio che è bravo con la sua mamma, ed era un ragazzo che poveretto si vedeva che aveva dei problemi, che accompagnava la madre, dice vedi, l'accompagna sempre a fare la spesa, io ero piccolo ma lo vedevo che camminava così questo, no? Poveretto era schizofrenico. Ora, non è che tutti quelli che ubbidiscono sono schizofrenici, però i bambini sono sanamente tiranni, sono protetti, e delle volte noi non li sopportiamo, non dobbiamo aver paura a dircelo. Quante volte li avremmo voluto buttare dalla finestra, mi dicevamo prima, perché non dormivano, 2 ore in tutto la fai, così bene, non gliela faccio più, lo butterete dalla finestra, e i padri chiudono la finestra. Sì, la chiudono. Sì, è l'unico motivo per cui il padre si alza dal divano, non fa anche lì, fa il barco, fa venire la finestra e non si fa male. A voglia. Per cui quando ci dicono magari noi, ci restituiscono a favore, ma non vogliono, state tranquilli, nessun figlio vuole questo. Ma che scherziamo? Ma vi pare? Non abbiate paura dell'adolescenza dei figli, perché i figli vogliono crescere, vogliono la stessa cosa che vogliamo noi. Però non ci si capisce con gli adolescenti delle volte. Ma sta a noi imparare il loro linguaggio, senza diventare amici degli adolescenti, queste cose sono tutte forme subdole di controllo. La fiducia dobbiamo provare a tenerla. Anche perché avremo figli che credono in loro stessi. Altrimenti un figlio come fa a credere nelle sue potenzialità se lo controlliamo sempre? Come fa uno a camminare se lo portiamo sempre in braccio? Lo so che è difficile, io per primo, prima, mi è squillato il telefono, no? Ho risposto, era mia figlia. Ci avrei avuto una tentazione, dato la circola ieri sera, per colpa vostra, non saprò ora che sa quando risponderà, però avevo una tentazione di dire, maledetta, che ho 3 giorni che non mi rispondi, no? 1 e mezzo, no? Con le scuse di assurdo, non c'è campo, non c'è batteria, carica batterie, telefonino, ferrotto, silenziatore, tutta sta roba qua. Qui è una battaglia persa. Calcolate che il telefonino gliel'ho comprato io 2 giorni fa perché il suo era rotto, sono stato io a comprarlo. E mi ha fregato perché ha voluto quello che diceva lei, che se ci ripenso me impiccherei, no? Però gliel'ho comprato perché ne avevo perso completamente le tracce. Che poi non è che adesso lo so, però c'è una speranza di avere almeno un'immagine in che regione sta in questo momento. Prima squillava, ha fatto una gran fatica a dire richiamalo, ho detto, mi voglio fidata, spero che ho fatto bene. Allora facciamo una selezione di domande, perché sennò non basta il tempo. Probabilmente ho risposto a sì, io direi, se la Martina fa una domanda sul... su cyberbullismo, giusto? No? Vai. Abbiamo visto che lei ha una lunga esperienza anche sul tema del cyberbullismo. Questo fenomeno è una causa o un effetto della dipendenza da mezzi informatici? Perché diventiamo tutti così vulnerabili oppure aggressivi e soprattutto spesso così diversi dalla vita di tutti i giorni? Sì, allora ci sono 2 cose. Prima di tutto per lo stesso fatto che non si diventa rossi e per il fatto che i corpi vicini sono un contenimento, online tendiamo a essere più aggressivi, esattamente come si può litigare con un tono più violento al telefono che nel confronto dal vivo, perché i corpi lontani disinibiscono istinti di tutti i tipi, anche quelli dell'aggressività. Cyberbullismo è una cosa, come dire, più complessa.
Nel senso, prima la prima cosa che viene da dire, non confondiamo, perché adesso è diventato uno spettro questo del cyberbullismo, non confondiamo i naturali, per quanto sgradevoli siano, dinamiche di aggressività che ci sono tra i bambini, gli adolescenti, gli adulti, pensate al mobbing, perché non è che tutti qui siamo stati esclusi, perseguitati almeno una volta, non invitati a una festa, a un gioco, tutti ci siamo sentiti una volta perseguitati nella vita, non è possibile non essere o presi in giro, no? Allo stesso stimolo c'è chi reagisce in un modo e chi magari crolla di colpo, perché una brutta figura può innescare una reazione più o meno sana in un ragazzo e una condotta evitante nell'altro, per cui c'è qualcosa di precedente alla presa in giro. Tant'è che nessun bimbo nasce bullo vittima, ma anche qui il primo bullo è genitore assente. Perché? Perché se c'è un cyberbullismo che ci deve preoccupare è quello quando la cosiddetta vittima non chiede mai aiuto. Si vergogna di parlare con la mamma, non ne parla con l'insegnante, non ne parla con un amico, anzi nega. E quando voi lo vedete triste, noi lo vediamo triste e ci avviciniamo e diciamo: Ma che hai? Come stai? Che ti è successo? Immaginando qualcosa. E ci dice: niente papà, sto bene, ma vediamo che è triste. Ci ride molto. Quelle sono le situazioni in cui, se noi diciamo: ah vabbè, sta bene, no, lo sappiamo che ci stiamo a prendere in giro. Né lui riesce a dircelo subito. Dobbiamo trovare il modo. Perché guardate, il cyberbullismo però pericoloso non è quello relativo a una semplice aggressione, per quanto sgradevole sia. I ragazzi che hanno fatto quel gesto autolesivo ieri sono i ragazzi che si sentivano perseguitati, non aggrediti. Si passa dall'essere aggrediti al sentirsi perseguitati se la vittima si sente senza via di fuga. E in questo caso non avere via di fuga è non sentirsi aggrediti a parlarne con qualcuno. Per cui nessun bimbo nasce vittima o bullo. È anche vero che la vittima, paradossalmente, è tale, la vittima vera, è tale ancora prima di incontrare il primo bullo. Come se avesse lo spazio. Se voi andate davanti a una scuola, bullo e vittima vi riconoscete il primo giorno di scuola, ancora prima che loro stessi sono entrati in contatto. Perché una vittima potenziale è un ragazzo che guarda per terra, per il motivo che vi ho detto prima. Non occupa spazio di sé. Guarda, non dico che si guarda i piedi, ma guarda proprio lì vicino. Se alza gli occhi, poi li abbassa. Il bullo guarda dappertutto. Si ferma, quasi lo cerca, quasi si cercano, non tanto la vittima inconsciamente, ma il bullo lo cerca. E si ferma quando lo vede, lo nota e lo sottolinea. Vedi quello, guarda quello, alla mia parola, capito? Immediatamente. E in un'epoca passata, una vittima era un bambino, uguale, perché nessuno nasce in questo modo, però gli è stata rispecchiata in modo completamente opposto l'aggressività. Avete presente voi i papà ora che hanno un figlio maschio? Sappiamo perfettamente che ci rivediamo dentro sto figlio, in tutti i modi, e sappiamo perfettamente, io non ho figli maschi, ma se ce l'avessi vi capirei perché. Se la maestra ci dice suo figlio è stato picchiato da un ragazzo e tutte le volte gli danno uno schiaffetto, ancora non c'è bullismo, niente, semplice ritorno. Oppure suo figlio ha dato un pugno a un altro, tra le due evenienze quella che meno ci fa soffrire è la seconda, c'è poco da fare. Poi gli diciamo queste cose non si fanno, no? E facciamo bene. Ci sono dei papà che magari rispetto a questa cosa, per problemi loro, della loro vita, chi vuole avere, immagino, ridono o dicono: no, non si fa sta cosa, ammazza, però ti ha menato. Se voi andate a vedere una partita di ragazzini delle scuole medie o elementari, i papà se menano. Perché? Che è la Champions League? No! Perché si menano? Perché in quel momento, come alle mostre dei cani, io ho un Doberman famoso e ho girato per 2 anni l'Italia, questo Doberman guadagnava un sacco di soldi con gli accoppiamenti, avevo 18 anni, non è che mi ha fatto bene la salute questo Doberman, però
lo adoro, se ci penso mi commuovo. Litigavamo sempre perché nel ring degli espositori ci andavano i padroni, noi cani. Per cui se arrivavo secondo, non arrivava secondo il cane, arrivavo io. Succedevano dei casini enormi. Perché i padroni dell'opera erano più aggressivi dell'opera. Fondamentalmente. I genitori che vanno lì, che scrivono il figlio a calcio e si mettono a litigare, è perché non sono riusciti a diventare calciatori di Serie A, che ce l'abbiamo soltanto tutti, chiamiamo di provare a diventare calciatore, no? Per cui c'è una proiezione massiva di quello che non siamo riusciti a diventare su sti ragazzini, che tutto fanno tranne che giocano e che incarnano i nostri desideri. Perché un figlio maschio, pur di piacere a papà, quando fa le elementari, non il liceo, farebbe di tutto. Esattamente come i bimbi diventano iperattivi se c'è una mamma depressa. Per cui se un papà tutte le volte gli rispecchia in maniera grandiosa l'aggressività, è ovvio che sto bambino tenderà a dire: se sono un bullo sarò amato. Se ci sono persone fragili, lo dico con tenerezza, perché i bimbi sono bimbi, i ragazzi sono tutti uguali, per me sono i bulli. Lavorare con i bulli è facilissimo, pensate. Se non ci sono guadagni che il bullo vende la cocaina, per cui guadagna 2000 euro al mese e non vuole recedere, quella è un'altra cosa ancora, però il bullo, se si sente in colpa, che empatizza, inverte la tendenza immediatamente. È veloce. Se deve cambiare, cambia velocemente. La vittima. Lo sapete che mi mette dentro? Lo dico con altrettanta tenerezza, cerchiamo di capirci. La vittima, dopo un po', ti fa sentire impotente. E ti fa venire una rabbia, che è la sua che ha dentro, perché la vittima è arrabbiatissima. Ma ha paura della tua rabbia perché non sa come usarla dai tempi come vi ho descritto quando si è accumulata. Dato che il genitore non gliel'ha condivisa, non gliel'ha rispecchiata, la teme e la sente come una cosa che può solo negare e tenere sotto. E quando voi fate un'analisi, una psicoterapia con un ragazzo che ha questi aspetti, vi metterà dentro una rabbia enorme nei suoi confronti, che è l'unico modo che ha per farti capire quanta rabbia ci ha dentro, facendo in modo quasi che ti arrabbiate con lui. Come fa? Sapendo che perfettamente ci metterebbe un secondo se gli chiedete: mi sposti questa pena da qua a qua? Non ce la faccio. Ma dai, coraggio. Non ce la faccio. E ti guarda proprio, se non ce la faccio. Una volta, due volte, alla decima volta prendereste la penna, no? Ovviamente da non fare. Ma questa cosa che nel nostro lavoro si chiama controtransfer mi fa capire che cosa è un grandissimo mezzo di comunicazione. Io tante volte le cose dei miei pazienti le capisco perché da quello che mi lasciano dentro, non da quello che mi hanno detto. Ci sono dei pazienti che mi fanno sbadigliare, che mi fanno distrarre, che tutte le volte invece aspetto più volentieri. Tutte queste cose non dipende dai pazienti, dipende dalle operazioni mentali che fanno con me. La vittima mi fa questo e mi fa capire quanta rabbia c'ha, ed è tantissima la rabbia della vittima. E le terapie con le vittime durano tanto, tanto. Con tutti sono più veloci, perché il bullo non vuole essere cattivo, è solo che ha pensato che sarà amato se fa il bullo. Per questo c'ha bisogno di spettatori, perché lui si sente amato da quegli spettatori. Se un bullo fa il bullo con una vittima e tutti se ne vanno, smetti. È sostenuto dalla visibilità. Ora, il problema della visibilità è grosso come una casa, perché se io vi facessi pensare alla più brutta figura che voi genitori avete fatto alle scuole elementari, e anche voi che siete già grandicelli alle scuole elementari, vi verrebbe probabilmente, se ci pensate bene, ci pensate dopo però, quella fatta davanti a tutta la classe. Perché l'esperienza di vergogna alla quale non c'è riparazione, perché la vergogna è un breakdown, è il crollo di qualcosa. Una brutta figura una volta fatta è fatta. Non è che se noi possiamo riparare i sensi di colpa, ma non una brutta figura. Però l'intensità della vergogna è correlata a quante persone ci hanno visto. Si dice, ed è vero, che se io faccio una brutta figura ma non mi vede nessuno, non è una brutta figura.
Non l'ho fatta praticamente. Pensate quanto è correlata alle persone che ci vedono. Se io casco dalle scale mentre sfilo in passerella, farò una figura per il giorno della passerella più bella della mia vita, più importante, campionato del mondo della passerella, casco di tutto, cosa che potrebbe anche capitare per davvero, no? Faccio una figura tremenda. Se invece casco per le scale da solo, sperando che casco per davvero oggi, no? E non mi vede nessuno, quando la racconto faccio morire dalle risate. E ciò, ma sempre cascato sul cascato. Il problema è che non ho visto nessuno ed è diventata una gag comica. Eppure è successa la stessa cosa. Allora, la visibilità sul web è inutile che ti dico quant'è. Per cui, che vuol dire questo? Vuol dire che è più facile sentirsi perseguitati online perché c'è una visibilità incontrollata. Ma non solo perché non si rimuovono in tempo i video, che quella è un'altra follia, dal web, da Google. Perché se io fossi stato uno preso in giro a scuola, potevo cambiare classe, o potevo cambiare scuola, potevo cambiare città. Oggigiorno, no? Se la ragazzina picchiata a Milano si trasferisce a Palermo, come scende dall'aereo, se un ragazzetto la guarda perché magari gli piace quella ragazzina può sentirsi riconosciuta e può sentire di non avere dei riscatti. Dovunque va, ormai l'hanno vista, perché è vero che il web è sconfinato, ma è altrettanto vero che è un acquario. Chiunque ci può guardare dentro, da qualsiasi posizione. E questo ha complicato la situazione. Poi, lo dico ai genitori, non vi allarmate se una volta un figlio è preso in giro, perché non è cyberbullismo ancora. Ricordatevi di quando prendevano in giro voi e non è successo niente di grave.